truffe agli anziani, sottratti denaro e monili, arrestate due persone. L'indagine è stata condotta dal personale del commissariato di Fano. Torna a Fano Passaggi Festival, giunto alla sua 12ª edizione. L'evento si svolgerà dal 26 al 30 giugno. Un'attrice, un astrofisica, un biologo e una top manager sono i vincitori del premio Circolo della Stampa Pesaro. Mercoledì scorso la cerimonia di consegna nell'auditorium di Palazzo Montagna a Taldi. Presentato alla Rocca Malatestiana di Fano lo spettacolo Lumière, in scena il 28 giugno, con il sostegno della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano. Casa Archilei, nel primo periodo estivo, si riempie di lucciole che illuminano la notte. Il biologo dell'associazione naturalistica Argonauta, Cristian Gori, ci racconta di queste affascinanti creature. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In apertura la cronaca: il personale della Polizia di Stato del commissariato di Fano ha individuato due truffatori responsabili di altrettante truffe a danno di anziani residenti a Fano. Il modus operandi, accertato dagli esperti, è ben chiaro. Nel primo caso la vittima ha ricevuto una telefonata da parte di un fantomatico medico che le ha raccontato della necessità di un farmaco salvavita dal costo di 18.000 euro per sua figlia, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La vittima, spaventata e confusa, ha consegnato denaro e monili ad una persona presente all'esterno dell'abitazione che attendeva per il ritiro di quanto pattuito. Nel secondo caso l'impianto della truffa è risultato quasi identico. Invece della malattia grave, un fantomatico appartenente alle forze di polizia ha riferito di un grave incidente stradale riguardante il figlio della vittima che, per le spese legali al fine di evitare il carcere, necessitava di soldi. Nei due casi erano stati rispettivamente sottratti 7.000 euro e 4.000 euro. I due truffatori sono stati rintracciati tramite il monitoraggio e l'analisi del sistema di videosorveglianza cittadino e dei transiti ferroviari. L'autore della prima truffa è stato rintracciato a Fano e denunciato per il reato di truffa. Il secondo, invece, è stato rintracciato a Forlì a bordo della sua auto. In quest'ultima erano presenti alcuni gioielli. L'uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Si è spento a Pesaro Guido Mancini, conosciuto come il mago dei motori. Era stato pilota dal 1968 al 1978 e per oltre 40 anni è stato talent scout, costruttore tecnico di moto da corsa affidate a campioni entrati nella storia come Loris Capirossi, Bruno Casanova, Romano Fenati, Michele Pirro, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Guido Mancini da qualche tempo era ricoverato e aveva 87 anni. A nome mio e dell'intera città mi stringo al dolore della famiglia per la scomparsa del caro Guido Mancini, ha detto il sindaco di Pesaro Andrea Biancani nel messaggio di cordoglio. Grazie al suo impegno e alla sua dedizione ha contribuito a scrivere un pezzo di storia del motociclismo italiano e a far grande il nome della nostra terra di piloti e motori, ha concluso Biancani. E ora passiamo alla politica, alla città di Urbino, al ballottaggio. La sfida è tra Maurizio Gambini, il sindaco uscente, e Federico Scaramucci. Domenica 23 e lunedì 24 si voterà e allora sentiamo i due candidati nel prossimo servizio. Una differenza di soli 273 voti tra Federico Scaramucci e Maurizio Gambini, i due candidati rispettivamente di centrosinistra e centrodestra che corrono per la carica di sindaco ad Urbino. Domenica 23 e lunedì 24 giugno la città tornerà a votare per il ballottaggio delle elezioni amministrative che decreteranno il sindaco e il consiglio comunale. Domenica sarà possibile votare dalle 7 alle 23, lunedì invece dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà immediatamente al termine delle operazioni di voto. Noi abbiamo fatto un risultato veramente molto importante con la nostra coalizione al primo turno. Abbiamo quasi raggiunto il sindaco uscente che effettivamente ha già perso, perché ha perso oltre 800 voti. Dopo il primo turno significa che dopo 5 anni, se perdi 800 voti, vuol dire che qualcosa non è andato bene. Significa che la città, se non ti ha confermato al primo turno, probabilmente non ritiene questa amministrazione che debba andare avanti. Sinceramente sono contento del risultato, perché con un esercito di candidati dall'altra parte non era sicuramente facile vincere al primo turno.
anche se siamo a fare il ballottaggio proprio perché siamo capoluogo di provincia, se non lo eravamo a quest'ora non c'era bisogno di fare lo spareggio, quindi andiamo con serenità a questo spareggio perché abbiamo visto che il consenso dei cittadini c'è e quindi siamo tranquilli. Al primo turno Gambini ha ricevuto il 48% di preferenze, Scaramucci invece il 44,7% dei voti. In occasione del ballottaggio il sindaco uscente Gambini correrà da solo, supportato dalle liste con cui si era presentato alla prima tornata elettorale. Dall'altra parte Scaramucci ha stretto un'alleanza con Maria Francesca Crespini della lista Civica Futura, che nel primo turno ha ottenuto 617 voti. Mancano pochi giorni, come ha affrontato questa settimana? Ma la settimana l'abbiamo affrontata ovviamente facendo le nostre attività, consultandoci con le persone. Abbiamo fatto 2 incontri al giorno sul territorio, perché il comune di Urbino è un comune con non molti abitanti ma con un'estensione territoriale grandissima e noi siamo andati in ogni luogo a richiedere il consenso ai cittadini e a spiegare il nostro progetto, anche se lo conoscevano, però ecco, ci abbiamo tenuto a rivedere i cittadini e ci hanno confermato quel grande consenso che è stato, diciamo, un po' alterato dai tanti candidati che avevamo dall'altra parte. Tantissimo entusiasmo, tante persone, tantissimi giovani che sono veri protagonisti di questa campagna, ma anche tante persone di esperienza che stanno costruendo insieme a noi questo nuovo progetto per la futura città che verrà, anche a seguito dell'apparentamento che abbiamo avuto con la lista civica di Francesca Crispini, che si chiama Futura, con il quale abbiamo condiviso un programma molto affine sul turismo, sulla sanità, che è uno dei settori principali di cui ci dovremmo occupare perché è un settore in difficoltà e dobbiamo tutelare l'ospedale di Urbino e far sì che i servizi sanitari territoriali siano all'altezza del nostro compito. Un messaggio per i cittadini? Ma il messaggio per i cittadini è che finalmente stiamo scrivendo la nuova storia della città di Urbino, non togliendo nulla a quella che rappresenta la storia passata, che è veramente una storia importante, ma con il capoluogo di provincia e con il progetto della provincia di Urbino adesso facciamo veramente la storia nuova. Il tuo voto conta tantissimo, quindi il 23 e il 24 di giugno, domenica e lunedì, dovete tornare a votare per dare un progetto nuovo a questa città. Dopo 10 anni è ora di voltare pagine, quindi noi ci aspettiamo che i cittadini abbiano voglia di un progetto nuovo, di prospettiva, che possa far sì che i tanti meno, il calo degli abitanti, il calo delle imprese, il calo delle presenze turistiche e soprattutto il calo degli immobili possano di nuovo tornare ad essere dei più. Giovedì 20 giugno il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli, ha prestato giuramento per il suo terzo mandato consecutivo, rinnovando il suo impegno a servire la comunità. Occhielli ha inoltre presentato ufficialmente la nuova giunta comunale formata da 2 donne e 3 uomini, rispettivamente da Barbara Torcolacci, Francesca Sparaventi, Angelo Ghiselli, Stefano Gattoni e Mirko Calzolari. Nella seduta di ieri è stato eletto anche il nuovo presidente del Consiglio Comunale, nella persona di Massimo Pensalfini. Il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, interviene sulle importanti modifiche al complemento di sviluppo rurale, ex PSR, discusse e ratificate nell'ultima seduta della seconda commissione consigliare, Commissione Agricoltura, di cui lo stesso Rossi fa parte. Sentiamo. La Regione Marche ha approvato importanti modifiche ad alcuni interventi del complemento di sviluppo rurale a favore delle aree interne montane. Ottimo il raddoppio del premio ad umidità per i possessori del cavallo del Catria, premio che passa da 200 euro a 400 euro per capo, aumentato anche il premio per le razze ovine sopravvissane fabrianese che passa da 200 a 300 euro e per quanto riguarda l'agricoltura biologica invece, al fine di permettere a più aziende di ricevere il premio, è stato abbassato il carico UBA che passa da 0,6 a 0,5 UBA per ettaro. Inoltre sono stati aumentati i premi per tutti i gruppi culturali relativi alla misura di conversione al biologico e mantenimento del biologico. Inoltre, per quanto riguarda le misure sul benessere animale, è stato aumentato a 5 anni il periodo di impegno e raddoppiato il numero dei capi che possono ricevere il premio, passando da 100 a 200 capi. Molto importante anche l'aumento del premio da 200 a 250 euro per le aziende seminative che si trovano in zone montane o svantaggiate, oltre
che è l'introduzione di un premio di 300 euro ad ettaro per le aziende zootecniche sempre ubicate nelle zone montane e svantaggiate. Ecco, la Regione Marche sta ponendo davvero un'attenzione concreta all'agricoltura delle aree interne e per questo mi sento di ringraziare in primis il nostro presidente Francesco Acquaroli e l'assessore all'agricoltura Antonini, ben supportati da noi consiglieri di maggioranza della seconda Commissione. Queste misure che abbiamo elencato e che abbiamo attuato daranno sicuramente una mano concreta agli agricoltori e agli allevatori e permetteranno di integrare i redditi delle loro aziende. E ora apriamo la pagina dedicata alle vostre segnalazioni partendo da questa foto scattata ai passeggi di Fano. Il telespettatore, oltre a denunciare ancora la mancanza del cancello d'ingresso e la non riqualificazione dell'area, tanto annunciata dalla precedente amministrazione, segnala la pericolosità del cordolo d'imbocco ai passaggi. È molto pericoloso, scrive nel messaggio, per chi accidentalmente non lo nota a piedi o in bicicletta. Andrebbe segnalato meglio per evitare cadute a terra. Un altro messaggio ci viene inviato da un altro segnalatore che ringraziamo per questi video, dove ci fa notare l'inciviltà di alcune persone nel parcheggio di Via del Risorgimento di Fano. Vediamo. Buonasera dalla redazione di Fano TV. Sono sempre io che cerco di mandare dei segnali ai cittadini fanesi. Guardate, il parcheggio nuovo ancora. Ci sono 5-6 contenitori per i rifiuti, ma la gente qui ancora non ha capito che non bisogna fare queste cose. Cioè, ti viene a sedere su una panchina, vieni qui a consumare vinello bianco qui o quello che sia e poi lasci la mondezza per terra. Non mi sembra giusto che la gente si comporti così. Come vedete, le ho raccattate. E bastava poco, guardate, bastava poco e a pochi metri non c'è bisogno di lasciare la roba per terra. E vi ricordo che potete inviare le vostre segnalazioni oppure foto e video al nostro numero di redazione 338-4968-250. Passiamo agli eventi. Presentata oggi la 12ª edizione di Passaggi Festival, in programma dal 26 al 30 giugno. Ricco il calendario con 150 eventi e 190 ospiti in 12 sedi tra Centro Storico e Zona Mare. Ce ne parla Stefania Schiaroli. Mancano pochi giorni al via della 12ª edizione di Passaggi Festival che si terrà dal 26 al 30 giugno a Fano, tra Centro Storico e Zona Mare. 23 le rassegne tematiche che comprendono circa 150 eventi, 190 ospiti in 5 giorni con la presentazione di un centinaio di libri. Tema dell'anno l'errore e l'artificio e a proposito la rassegna sull'intelligenza artificiale. Belfiori in apertura di conferenza stampa ringrazia l'uscente sindaco Massimo Seri e l'uscente assessore Etienne Lucarelli, con cui si è svolto un ottimo lavoro che si augura di continuare con la nuova amministrazione. Il sindaco Serfilippi, presente al tavolo, è propositivo a riguardo. Sono molto felice di poter oggi inaugurare, diciamo, Passaggi Festival, presentare tutti gli appuntamenti, un festival veramente fondamentale per la nostra città, per la quale mi sono speso in campagna elettorale, che quindi confermo la massima disponibilità, oltre a sostenere quest'anno l'evento, ma anche per i prossimi anni. Quello che vi chiedo è di partecipare e far partecipare più persone possibile, perché c'è un grande lavoro di giovani, giovanissimi, adulti, anziani che lavorano dietro a Passaggi Festival, un valore aggiunto per la nostra città. Gli ospiti principali non si può che iniziare dai premi, naturalmente. I premi Luigi Manconi per il primo passaggio, Alessandro Cattela nel premio Fuori Passaggi, Barbara Stefanelli, il premio giornalistico Andrea Barbato. Ma poi c'è un mondo di incontri, oltre 150, e come dire, lì c'è il problema della scelta, perché noi in realtà non abbiamo fatto un programma omogeneo, anzi è un programma assolutamente vario, che parla ai vari interessi, si va dall'economia, la storia, la filosofia, le scienze, e non solo c'è un programma di libri che è assolutamente eterogeneo, ma lo stesso festival non è fatto soltanto di libri, ma è fatto anche di altri appuntamenti, laboratori, le masterclass di scuola scrittura, le mostre d'arte e ben due spettacoli teatrali alla San Francesco. Tutto questo gratuito, una piccola quota è soltanto dovuta alle visite guidate, ma credo che siano già piene. Ultimo anno di convenzione con il Comune di Fano, ma Ser Filippi si è già dimostrato con la nuova amministrazione pronto per ospitarvi anche i prossimi anni.
Allora, noi in questi anni abbiamo avuto, come dire, come normale per ogni evento, momenti positivi e momenti negativi. Io credo che adesso dobbiamo goderci il festival e poi, quando la partita è chiusa, quando il festival ha messo la parola fine, possiamo riparlare di convenzione e capire cosa succederà dal 2025 in poi. Il cuore di Passaggi Festival sono i libri, e questo lo vediamo anche nella nuova locandina. Questi libri sono nella pancia del robot, perché senza i libri scritti dall'uomo il robot non va da nessuna parte. Sì, è vero, quello è quello che abbiamo voluto indicare, anche mettendo in luce l'interrogativo che ci interessava un po' approfondire, e cioè perché l'uomo, che l'essere umano, che è un essere imperfetto, siamo pieni di errori, ognuno di noi tenta, vuole raggiungere la perfezione attraverso l'intelligenza artificiale. Una bella domanda a cui abbiamo cercato di rispondere con alcuni libri e soprattutto con la Lectio Magistralis finale, quella che noi chiamiamo discorso notturno, con una delle più grandi esperte internazionali di intelligenza artificiale, la professoressa Rita Cucchiara, e l'appuntamento è domenica 30 giugno alle 22:30 in piazza 20 settembre. Tanti gli eventi in programma che è possibile leggere nella brochure del festival, distribuita in città o visibile sul sito. Una delle tante novità quest'anno verrà portato il libro anche nello spettacolo teatrale. Di grande prestigio, come sempre, i personaggi che saranno premiati, un coronamento ad un parterre altrettanto importante. Sono tantissimi volontari che ci seguono ogni anno, iniziano con l'alternanza scuola-lavoro grazie al liceo Nolfi, che è nostra scuola partner, e poi proseguono, in questi anni ci hanno sempre seguito. È un lavoro che aiuta e supporta appunto il festival, e grazie a, diciamo, al festival crescono anche delle loro competenze. È una delle manifestazioni che è all'inizio della stagione turistica, quindi è un momento estremamente interessante per poter avere in città decine, centinaia di persone che possono frequentare Fano proprio grazie a questa iniziativa, che anche quest'anno sarà un successo. Un'attrice, un'astrofisica, un biologo e una top manager sono i vincitori del premio Circolo della Stampa a Pesaro. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi nell'auditorium di Palazzo Montagna-Antaldi. Arrivano dall'Arizona, da Los Angeles, da Seattle e da Roma i protagonisti del premio Circolo della Stampa Pesaro 2024. Tra i premiati, nella cerimonia svoltasi mercoledì 19 giugno, Ilaria Pascucci, astrofisica professoressa di scienze planetarie all'Università dell'Arizona, e poi Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico, e Marco Andreani, biologo neopresidente della Fondazione Europea di Immunogenetica. Un'attrice, un'astrofisica, un biologo e un top manager sono i destinatari dell'edizione numero 38 del riconoscimento riservato ai pesaresi di nascita, d'adozione, di origini e onorari che hanno conseguito particolari meriti, in questo caso in ambito scientifico, artistico e manageriale. Sono davvero orgoglioso e felice di ricevere questo riconoscimento che il Circolo della Stampa di Pesaro ha voluto regalarmi quest'anno. È un premio prestigioso perché è il riconoscimento di un'attività fatta per lunghi anni sia a Pesaro che a Roma che in altre città del mondo, e mi fa piacere, sono molto davvero riconoscente a Elio Giuliani, che ringrazio, a tutto il gruppo dei giornalisti. Sono stata molto contenta di ricevere questo premio, ringrazio a tutti, è un grande onore, e è proprio un premio che c'è da molto tempo e molto importante, quindi è un grande onore. Grazie. Voglio dedicare alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato in questa scelta, che insomma non è stata una scelta facile. Sono tornato nella terra degli avi per gentile richiesta per questo prestigioso premio. Per l'attività che svolgo, mi hanno detto così, di divulgazione scientifica, in un periodo, in un'epoca che possiamo definire della comunicazione totale, della informazione globale, è quanto mai necessario fare comunicazione anche su temi scientifici, perché i temi scientifici sono quelli trainanti. Avete sentito parlare ovviamente di intelligenza artificiale, avete visto qual è stato l'impatto di internet sulle nostre vite. Beh, il meglio deve ancora venire. Ci sono nuove tecnologie che adesso sono ancora confinate nei laboratori di ricerca e che si diffonderanno invece nella società, e
cambieranno la nostra vita più di quanto non abbia fatto internet, i computer portatili o i telefonini cellulari. Tra i premiati anche Anna Maria Alberghetti, soprano e attrice, e Valeria Pascucci, top manager di Amazon. Il premio Circolo della Stampa Pesaro è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla provincia di Pesaro Urbino, dal Comune di Pesaro e dall'Ordine dei Giornalisti. Presentato oggi alla Rocca Malatestiana lo spettacolo Lumière di Paolo Logli, presente anche l'attrice Claudia Campagnola, che ha raccontato come questa commedia porta alla riflessione dei rapporti umani e sulla complessità del rapporto uomo-donna sotto una chiave di impegno sociale. Grazie alla presenza del presidente della Fondazione di Comunità di Fano, Flaminia e Cesano. Sentiamo di più nel servizio curato da Esther Muscò. Una grande prima nazionale si svolgerà alla Rocca Malatestiana il 28 giugno alle ore 21:15. Stiamo parlando dello spettacolo Lumière, che si inserisce all'interno della rassegna Comizi d'amore Teatron. Lumière di Paolo Logli con l'attrice Claudia Campagnola porterà un focus sul rapporto conflittuale e di poca comunicazione a volte che accade tra uomo e donna. Questa mattina la conferenza stampa sulla presentazione dello spettacolo Lumière. Presidente, lo spettacolo nasce anche in collaborazione con la Fondazione? Lo spettacolo nasce da una nostra idea in collaborazione con l'RTI che organizza l'estate nella Rocca Malatestiana, e noi vogliamo essere presenti e lanciare l'estate, diciamo così, con uno spettacolo che serve a un duplice scopo. Uno, quello di poter raccogliere fondi a scopo benefico che saranno utilizzati per gli obblighi, diciamo, gli scopi statutari della Fondazione, che sono nel sociale sostanzialmente, e l'altro veicolare, come dire, un messaggio più in ambito, come dire, psicologico, emotivo, attraverso la scelta di uno spettacolo che tratta di temi sociali, di solitudine, di non comunicazione, di rapporto tra l'individuo e il mondo. Infatti l'argomento, il focus proprio dello spettacolo Lumière è quello del rapporto uomo-donna, di questa continua ricerca di comprensione in una comunità. Voi come vi muovete in questo caso? Noi innanzitutto finanziamo non i singoli privati ma gli enti del terzo settore, e ogni volta noi vogliamo che partecipino in partenariato tra di loro, perché la frammentazione delle risorse è un problema che ha il nostro territorio. Pur essendo ricco di volontariato e di associazioni, spesso non comunicano tra di loro. Quindi in qualche modo il problema della non comunicabilità lo vogliamo trasmettere sia agli attori e poi far pensare ai possibili donatori che è anche questo un problema. Spesso noi mischiamo il virtuale con il digitale e dimentichiamo che il virtuale è non reale. Ricordiamo l'appuntamento alla Rocca dello spettacolo. L'appuntamento è venerdì 28 giugno, lo spettacolo inizia intorno alle 21, ma nel biglietto è compreso anche la pericena, quindi è meglio venire un po' prima. Claudia, si ritorna a Fano, la Rocca Malatestiana, con uno spettacolo Lumière. Chi è Lumière? Lumière è il mio grande amore, ma non vi posso svelare la sua identità. È sul palco con me, o forse accanto a me, o che mi guarda, ci parlo, ma non è l'attore che sta sul palco con me. Quindi, insomma, c'è un po' un segreto in merito a questa relazione. Però posso dire che è la mia illuminazione, colui che mi ha fatto scoprire l'amore, forse. Sul palco portiamo una tematica, un patto sociale anche questa volta. L'uomo e la donna, ci sarà comprensione totale oppure una chimera che qui seguiamo? Ci piaceva indagare sulle relazioni e c'è stato l'incontro illuminato, vorrei dire così, con un cantautore, Antonio Carluccio, con il quale abbiamo voluto creare questo progetto proprio per parlare di relazioni uomo-donna. Sul palco se ne vedranno delle belle, sicuramente ci sarà, quello che posso dire è che ci sarà un incontro magico. Ed è molto interessante perché è proprio un modo ironico, poetico, anche romantico per raccontare di questi tempi e di questi momenti in cui, insomma, le relazioni sembrano essere un tema molto molto urgente. Quindi invitiamo tutti alla Rocca Malatestiana? Assolutamente sì, il 28 di giugno alla Rocca, vi aspettiamo. E ora andiamo a Casa Archilei, dove il biologo Cristian Gori dell'associazione naturalistica Argonauta ci racconta l'affascinante mondo delle lucciole che illuminano la notte anche in molte zone marchigiane.
Dai primi di maggio fino ai primi di luglio, il bosco e tutti i prati adiacenti di Casa Archilei sono costellati di lucciole. Il picco è i primi giorni di giugno. In natura in tutto il mondo se ne possono trovare tra le 2.000 e le 3.000 specie, in Italia 19, mentre nelle Marche sono di due tipi, che sono appunto quelle che è possibile ammirare a Casa Archilei. Insetti affascinanti che sia adulti che bambini si incantano a guardare, perché rendono magici con le loro luci naturali i luoghi dove si trovano. Quali sono le due specie di lucciole che si trovano nelle Marche, quindi qui a Casa Archilei? Sono molto diverse, quindi fa anche facile riconoscerle. La prima, il nome scientifico è Luciola pedemontana, mentre la seconda è Lampyris noctiluca. Il Luciola pedemontana, che è appunto la più abbondante, abbiamo i maschi che volano e fanno luce intermittente. Le femmine generalmente stanno sul fondo del prato e non fanno luce, se non per rispondere ai maschi quando vogliono. Per alcuni volano, per altri invece fanno dei piccoli tratti svolazzando. Poi c'è un'altra specie, che invece è l'Lampyris noctiluca, in cui abbiamo i maschi che volano ma senza far luce, perché a far luce sono le femmine, che sono incapaci di volare, hanno ali piccole ridotte, stanno sul fondo del suolo e rivolgono il ventre verso l'alto e fanno luce fissa. Aspettano i maschi che vanno a trovarle. Si riconoscono le differenze? La luce è la più importante, appunto perché nei maschi di Luciola abbiamo i maschi che volano e fanno luce intermittente, mentre le femmine non fanno luce, o comunque per rispondere ai maschi. E il corpo dei maschi è più snello, mentre quello delle femmine è un pochino più grosso, più tozzo. Mentre nell'altra specie, il Lampyris, è molto più evidente perché i maschi volano e hanno un corpo con le ali e quindi appunto volano, mentre le femmine no, proprio perché hanno un corpo molto più grosso, grande circa 3 cm, e sono senza ali, hanno proprio un corpo, si dice larviforme, cioè proprio forma di larva. La caratteristica delle lucciole è quella appunto di fare luce. Come avviene questo? Esatto, riescono perché hanno un enzima chiamato luciferasi che ossida la luciferina, un substrato, e facendo questo proprio producono luce. Quindi grazie a questo fenomeno riescono a far luce. Lo fanno tanti organismi viventi nel mondo, dalle lucciole ma anche alcuni funghi, alcuni pesci di fondale e tanti altri. Come reagiscono soprattutto i bambini quando scoprono questi insetti così affascinanti? Con molta meraviglia, perché sono animali che si conoscono molto poco, se non per questo fenomeno meraviglioso della luce durante la notte. Ma appunto conoscendoli da un punto di vista un pochino più biologico, ok, le curiosità, ma anche l'aspetto scientifico è molto interessante e affascinante. Quindi rimangono entusiasti? Assolutamente sì, sempre. Le lucciole sono in diminuzione? Purtroppo sì, si conoscono anche molto bene i motivi. Il primo è l'inquinamento, la mancanza di habitat, ma anche la luce. Qua si vede molto bene a Casa Archilei, perché dove siamo, questo è il boschetto di Casa Archilei, nei posti più bui è pieno di lucciole durante il picco. Ma appena ci spostiamo, andiamo magari verso la strada, davanti al lampione, lì spariscono completamente. Proprio qui si vede proprio bene quanto l'impatto dell'inquinamento luminoso influenza appunto questi animali. E qui a Casa Archilei proprio si capisce bene quanto rispettare l'ambiente e rispettare anche gli habitat influenza gli animali, proprio perché siamo a pochi passi dal centro storico, eppure qua è pieno di vita, pieno di insetti, di lucciole in questo caso. Quindi ricordiamo sempre quanto è importante rispettare l'ambiente. Esatto, è veramente importante. Qui a Casa Archilei insegniamo proprio alle persone, da bambine più grandi, come si fa, quanto è importante rispettare l'ambiente. Dal 24 al 30 giugno sarà Montefelcino protagonista di 50x50 Capitali al Quadrato, il progetto realizzato in occasione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Il titolo del programma, I luoghi della cultura, una passeggiata tra storia, musica e poesia. Lunedì 24, giorno di apertura della settimana da Capitale per Montefelcino, sarà possibile visitare il Museo degli Antichi Mestieri Itineranti e il Museo Civico con biciclette utilizzate da artigiani e commercianti che un tempo percorrevano le strade di paese e campagne. Dopo di noi le previsioni del tempo e poi un approfondimento con i comici del San Costanzo Show dal titolo Gli classici, Odissea dei promessi sposi in una notte di mezza estate, e poi a seguire uno speciale dedicato all'inaugurazione del nuovo manto erboso del campo sintetico della cooperativa Tre Ponti di Fano. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV.